Attualmente Amedeo si manifesta anche in metafonia presso il centro di Marcello Bacci di Grosseto. Un'altra faccia della vertebra. Subito dopo la materializzazione l'apporto era caldo. Altre volte invece gli apporti a noi sono risultati a temperatura ambiente. È bene precisare a noi perché crediamo che ogni fenomeno medianico sia un caso a sé. Avevo da poco pubblicato il dizionario del Cerchio Firenze 77 e fui chiamato dall'amico Gianfranco Stroppa presso il Cerchio Esseno, alle cui riunioni Gianfranco partecipava assiduamente. Mi disse che l'Esseno doveva pubblicare il primo libro e forse io potevo essere d'aiuto. Rividi così lo strumento dell'Esseno che da sempre mantiene un rigoroso anonimato e alcuni componenti di questo storico canale con cui appurammo subito che io non potevo essere di nessuna utilità per la loro prossima pubblicazione. In quell'occasione non era prevista una riunione, nessuno l'attendeva, nemmeno lo strumento, notoriamente renitente alla trance. Ad un tratto però questi avvertì i segni premonitori della trance e come faceva quando la riunione non era prevista, corse in bagno per tuffare il viso nell'acqua fredda e sfuggire così all'incorporazione. Ma questa volta lo stratagemma non riuscì e lo strumento si dovette arrendere. Tornò nella stanza dove eravamo riuniti e ci preparammo. Si accesero i registratori e si creò il buio completo. Dopo una breve attesa si manifestò Alexander, una guida dell'Esseno, che scusandosi per avere costretto lo strumento alla trance, mi chiese se volevo accettare come dono ciò che l'entità Amedeo aveva l'abitudine di apportare. Si trattava di un dono insolito che poteva recare turbamento perché consisteva nella materializzazione di una parte dello scheletro appartenuto più di 3 secoli fa ad Amedeo, che in quell'incarnazione, la sua ultima, era trapassato a 16 anni. L'insolita richiesta si spiega con il fatto che Amedeo era ancora molto legato a quel suo veicolo fisico e per rompere questa dipendenza apportava pezzi del suo corpo di allora. Il prelevarli, scomponendo così le sue membra, gli permetteva di diminuire gradualmente la dipendenza dal suo corpo antico. Dopo Alexander, anche Amedeo mi chiese il permesso di apportare una parte del suo corpo e alla mia risposta affermativa la materializzazione iniziò. Ecco ciò di cui fui testimone. Nel buio totale la guida Alexander mi disse di unire le mani a giumella e di attendere concentrato. Udii i passi dello strumento che mi raggiunse avvicinando le sue mani alle mie. Il suo respiro divenne molto affannoso. La voce di Amedeo attraverso lo strumento dell'Esseno scandì le fasi della materializzazione, denunciando una tensione dolorosa. Ripeteva che stava per deporre nel mio corpo vivo una parte di quello che era stato il suo corpo da cui si doveva distaccare. Dopo un ultimo elevatissimo respiro, sentì cadere nelle mie mani unite un oggetto caldo, leggero, poroso e pieno di punte. Amedeo mi ringraziò ancora, la guida Alexander salutò i presenti e dette disposizioni per la riunione successiva, chiudendo l'incontro. Quando fu riaccesa la luce, vidi che nelle mie mani era stato deposto un osso che mi sembrò una vertebra. Alcuni anni dopo, essendo ormai un single che la sera cercava di non mangiare da solo, fui invitato a cena da una mia cugina che nel frattempo aveva messo su famiglia con il primario ortopedico del policlinico. Quando presi maggiore confidenza con il medico, gli portai la vertebra, non dicendogli come l'avevo avuta e pregandolo di farla analizzare nel laboratorio del policlinico. Qualche settimana dopo il medico mi restituì l'apporto e mi disse che si trattava di una vertebra lombare. Gli chiesi quando era stato sepolto il corpo al quale la vertebra apparteneva e mi rispose: è un osso molto secco, avrà circa 300 anni.
ebbi così la conferma di quanto mi era stato detto al cerchio esseno. Adesso sappiamo che Amedeo continua a manifestarsi presso il cerchio esseno, dove non apporta più pezzi del suo corpo, e ringrazia tutti quelli che, accettando il suo insolito dono, gli hanno permesso di trascendere la sua pesante limitazione.